Ciao a tutti ragazzi, io sono XL24 e vi do il benvenuto in questo sesto episodio della carriera allenatore con il Pisa. Ebbene ragazzi, quest'oggi andremo a giocare le partite contro il Cittadella, il Perugia, il Trapani e infine il Bari. Però ragazzi, ho pensato di giocare in supersintesi sia il Novara che il Vicenza, perché il prossimo episodio sarà l'ultimo prima del calciomercato. Quindi la prossima episodio ci andremo a giocare tutte queste altre partite che poi vi farò vedere a fine episodio. Nei commenti mi avete scritto di far vedere la partita con il Perugia e la partita con il Bari, mentre l'altra di farle in sintesi. La rosa è questa, ho messo come punta Eusebi perché Dolberg era molto stanco e ho, diciamo, ho seguito consiglio sempre di Vittorio Ruberti, lui hanno detto che è molto buggato, quindi in questa partita lo proveremo. Ma bando alle ciance, andiamo. Ok ragazzi, la partita con il Cittadella è finita con un secco 2-0. Veramente Eusebi, non so se è buggato, comunque ha fatto gol e questo per me è abbastanza. Quindi o è buggato oppure abbiamo avuto una botta di fortuna o cose del genere. Comunque poi con il passare del tempo lo proveremo e vedremo un po' se appunto è vero che ha buggato. Intanto simuliamo per arrivare per la partita con il Perugia. Ok ragazzi, questa è la formazione che useremo. Come appunto ho messo Dolberg e accanto a lui però Sanseverino, visto che Loris Varela comunque era molto stanco. E mentre sulla mediana, insieme a Didac, ho messo Callens, anche Verna era molto stanco, quindi diciamo abbiamo una squadra stanchissima, quindi diciamo ho fatto un po' di turnover. Comunque andiamo. Eccoci qua ragazzi, Perugia contro Pisa. Ebbene, questo diciamo è uno scontro al vertice, visto che il Perugia è secondo e mi pare sia uno o due punti da noi, quindi è una partita che dobbiamo vincere a tutti i costi se vogliamo arrivare in Serie A, anche se comunque sono ancora, si può dire, le prime partite. Comunque dai, con il calcio d'inizio. Ok, comincia subito il Perugia, vuole subito tentare di andare all'attacco, ma Sanseverino chiude subito. Ma del Prete usa il fisico, grandissimo Callens. No, cosa è successo? Chi si è rotto? Sanseverino, ma neanche comincia la partita. Non è possibile sta cosa. Comunque vabbè, mettiamo Varela, anche se è stanco abbiamo solamente lui, già abbiamo giocatori contati, poi se si rompono pure andiamo bene. Attenzione, Dolberg prova, niente. Longhi si appoggia su Bentancur, benissimo, di tacchio per Loris Varela. Varela prova una finta, viene subito fermato.
di Tacchio, per Bentancur, Bentancur, per Varela, vedi Tacchio ancora, Dolberg, bellissimo Dolberg, da quella parte vede Gatto che ci prova subito, ma niente, è troppo defilato, però l'importante è provarci. Gatto, può metterle in mezzo, un tocco morbido, vede Varela che ci prova subito, ma niente. Rosati ancora un'altra grandissima parata, ma attenzione che sbaglia Gatto. Loris Varela ci prova, il pallone sta per entrare, il pallone entra, incredibile, grandissimo gol di Loris Varela e va a festeggiare alla telecamera, un grandissimo 1-0 che ci serviva. E vediamo il replay, ma credo che comunque sia l'autogol del difensore, infatti l'autogol di Belmonte. Comunque no, io me ne sto. Nel primo tempo il Perugia sinceramente si è visto molto poco, infatti mi ha dato poco filo da torcere, anche se comunque siamo a livello campione, insomma. Ve l'ho detto un'altra volta che ce l'avevo messo, comunque. Chiude subito Zapata, non gli dà il tempo proprio di partire. Grandissimo, da quella parte c'è Varela. Varela ci prova, niente, Belmonte lo chiude. Belmonte contro Varela, niente. Ancora no. Drolley contro Longhi. Mette là Guberti, Svilardo con il piede, incredibile, Svilardo con il piede. Veramente questo ragazzo può fare tutto, veramente. Doppio passo, si allarga, metta lì Varela, sta per Dolberg, ma c'è Rosati che fa veramente una grandissima parata. Di Tacchio, lancia Dolberg, ancora per Di Tacchio, scambia ancora con Dolberg, che ci prova ancora Dolberg, Dolberg ancora ed è calcio di rigore. Grandissimo calcio di rigore, incredibile. Rigore, hanno dunque la possibilità di incrementare il vantaggio. Sì, Pierluigi. Eh sì, l'ha tirato giù, l'ha tirato giù. Grandissimo calcio di rigore. Mi è sembrato netto. Ci prova subito Dolberg e segna. Non può sbagliare. E Dolberg spezza la maledizione e ritorna al gol. Incredibile. Dolberg festeggia finalmente. E dà un botto di... Credo 4-5 partite che deve fare gol. E veramente la curva qui è invisibilio. Veramente stiamo giocando una grandissima partita con il Perugia e credo che questo gol l'abbia chiusa. Intanto rivediamo l'esecuzione di questo grandissimo calcio di rigore. Spiazzato il portiere, grandissimo Dolberg. E vediamo ancora il replay. Veramente. E finisce qui la partita, ragazzi. Veramente abbiamo giocato una grandissima partita. Ci siamo rifatti dall'episodio scorso. Sono veramente contento, ragazzi. Cioè, non sembra, perché quando faccio i video cerco, almeno la carriera, cerco sempre di essere serio e più professionale possibile. Comunque sono molto contento. Intanto, ragazzi, alleniamo i nostri giocatori. Simuliamo. Chissà se Svilard salirà ancora. Sarebbe qualcosa di troppo epico. Beh, anche Svilard non è molto lontano dal salire al 69, eh. Andiamo avanti. Siamo ad ottobre. Dove ci toccherà la partita con il Trapani. Vediamo un po' i giocatori della primavera. Come stanno andando. Grandissimi. Sono dei giocatori che circa vanno... Lui sul 77, mentre lui sul 71. Lui, visto che ha fatto 16 anni, gli offrirei un contratto in modo che possiamo farlo poi giocare, che ne so, in prima squadra. Quindi mettiamo, gli ruolo squadra, io gli metterei anche importante, visto che di giocatori nel centrocampo non ce ne abbiamo molti. 500 vanno bene, facciamo 3 anni, sì. Beh, va bene così, quindi gli offriamo questo nuovo contratto. Poi appena anche questo Matteo Russo farà i suoi 16 anni, porteremo anche lui in prima squadra. Ok, ragazzi, comunque ho messo a posto la formazione e possiamo andare con la sintesi della partita contro il Trapani. Andiamo. We'll be right back.
la partita è finita 1-1. Per noi diciamo è un pareggio che non ci aiuta molto, però io lo vedo che un Dolberg che ha fatto finalmente un gol e uno Svilard che, a parte quel gol, ha veramente parato di tutto. Comunque, passiamo agli allenamenti. Facciamo allenare i nostri fidati giovani e vediamo un po'. Svilard ha preso una brutta F. Non aspettavo da lui, però credo che nel prossimo allenamento salirà al 69, almeno spero. Ok ragazzi, questa sarà una delle partite che commenterò, quindi partiamo subito. Ecco qua ragazzi, Bari contro Pisa. Veramente lo stadio del Bari è enorme. Comunque, eccoci qua, calcio d'inizio. Questa è, diciamo, una partita, uno sconto diretto per il terzo posto, quindi dobbiamo vincerlo a tutti i costi, perché a me farebbe piacere arrivare all'istante in Serie A, quindi, però attenzione subito, mi piacerebbe arrivare in Serie A, l'ho detta, già ci hanno fregato. Martino, Dio caro, dopo 3 minuti, l'ha fatto il tempo, ne manca a partire, è partito dritto per dritto lì, guarda, chi lo marcava? Io non lo so. Didacchio, Flores, Didacchio, vedi Dolberg? Dolberg, grandissimo Dolberg, pareggia subito, arriva a segnare, incredibile. Dopo un sacco di partite senza gol, ritorna Dolberg al gol e ci salva per l'ennesima volta da una sconfitta certa. Quindi, grandissimo Dolberg. Perché sappiamo, insomma, campione è difficile recuperare. Comunque, bene così. Ancora per Loris Varela. Vedi lo spazio? Il pallone rimane lì. Dolberg. Bentancur. Ancora. Dolberg a porta vuota! E si crede 1. Subito. Non si è capito molto, ma Dolberg ha segnato. E ti aggiro la bandierina con una testata. Proprio di ignoranza. Grandissimo Dolberg, veramente spettacolare. I nostri tifosi sono invisibili, cioè. Io non ci ho capito niente quello che è successo, comunque è entrato. Eppure è caduto per fare gol. Meglio così comunque. Martigno. Poi il pallone Boateng. De Fabbro lo chiude. No, raga, no, era regolare, era, Sì, rosso addirittura. Ha preso il pallone in pieno, ha preso il pallone. Cioè, diamogli una guardata a questo fallo, ma credo che sia regolarissimo comunque. Cioè, un rigore regalato come questo non l'ho mai visto. Cioè, li vediamo un po'. Cioè, abbiamo preso in pieno il pallone, abbiamo preso in pieno. Cioè, scandaloso, va bene. Svilard, attenzione, ci prova! L'ha parato col piede! L'ha parata col piede! Stiamo molto attenti. Attenzione, raga, Boni, oh mio Dio, attento, oh mio Dio, che scarpata che gli ha tirato lì davanti, mi ha girato il sangue, mi ha girato, dai, Verna, Bentancur, controlla la Bentancur sul fisico, un po' di fisico, benissimo, Molino Lucerno, Dumbia, Verna, ce la fa, Dumbia, e finisce la partita, benissimo, veramente una grandissima partita. Siamo partiti sotto, però ci siamo ripresi. Il nostro pubblico veramente è contentissimo e fierissimo di Dolberg, perché finalmente si fa vedere che lui è un grandissimo bomber. Comunque, grandissima partita. Ve l'ho promesso comunque che facevamo la partita con Novara e con il Vicenza, quindi le faremo in un modo molto velocemente. Comunque, vabbè, facciamo gli allenamenti. Ivanov non c'è perché è con la nazionale, quindi io farei allenare Colombo, che diciamo è appena arrivato, diciamo, alla nostra squadra, e cerchiamo subito di farlo crescere, quindi simuliamo il tutto e ci aiuterei molto che Svilard salisse al 69. E infatti non si è fatto fregare, che già al 69 Svilard infermabile.
E da qualche allenamento forse riusciamo ad arrivare anche al 70. Mentre del Fabbro e Dolberg manca pochissimo. Intanto fermo allenare anche appunto questo Colombo. E adesso partiamo con le sintesi. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Ragazzi, la partita con il Vicenza purtroppo l'abbiamo persa. Credo che sia comunque la prima sconfitta che facciamo in Serie B. Comunque, sta di fatto che siamo comunque tra le prime tre. Comunque, adesso alleniamo i giocatori, simuliamo, vediamo un po' se qualche allenamento andrà bene. Non ci credo. Sfida deve essere dal 70. No, incredibile, no, troppo incredibile. E vabbè, però il Colombo al 51. E va bene, perché i giovani si devono comunque allenare in questo modo. Va bene, sono veramente soddisfatto. Ok ragazzi, le prossime partite che affronteremo saranno quella contro lo Spal, Ferrara, l'Avellino, il Brescia, il Calpi e il Chiavari. Sono 5 partite. Allora, voi ditemi 3 da fare in sintesi e 2 da giocare. Se non rispondete, dovrò comunque decidere da solo. E poi, dopo il prossimo episodio, avremo il mercato trasferimenti e potremo quindi potenziare finalmente la nostra squadra, che comunque ha tante lacune. Comunque, qui da Xavi24 è tutto, ricordate di commentare, iscrivetevi e dite di me a tutti gli amici. Vi ringrazio e ciao!